Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Si è concluso con 13 condanne da una soluzione al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il processo con rito abbreviato a carico dei componenti dell'organizzazione ritenuta responsabile di decine di truffe ai danni di persone anziane. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, indagini del procuratore aggiunto D'Amato e del sostituto Cantiello, portò nel giugno scorso, lo ricordiamo, a 15 arresti da parte dei carabinieri della compagnia di Caserta. Oggi la sentenza che conferma quanto accertato dagli inquirenti. La banda, è emerso, era specializzata in truffe ai danni di anziani che spesso vivevano da soli. Le vittime venivano seguite dai membri del gruppo che ne studiavano così le abitudini e le relazioni con parenti e vicini. La fase successiva consisteva nel mettersi in contatto con la vittima designata. Il truffatore si spacciava per nipote dell'anziano, cui chiedeva di preparare dei soldi perché di lì a poco sarebbe arrivato un corriere per la consegna di un prodotto da pagare. Alessio, il bimbo di 7 anni sopravvissuto alla tragedia avvenuta martedì scorso durante una visita alla solfatara di Pozzuoli, dove hanno perso la vita il padre, la madre e il fratellino, 11 anni, è stato ascoltato dagli inquirenti che indagano per accertare eventuali responsabilità. Il bimbo, ascoltato una prima volta dal PM nelle ore immediatamente successive alla morte dei familiari, è stato risentito con l'assistenza di uno psicologo. Alessio non conosceva la verità. Prima di ripartire con gli zii e la nonna, uno dei parenti purtroppo si è dovuto assumere il difficile compito di parlargli. In questi 2 giorni il piccolo è stato seguito dagli assistenti sociali del comune di Pozzuoli e da 2 psicologi ai quali ha chiesto spesso notizie dei genitori e del fratello, chiedendo di incontrarli. Si sono svolti nuovi sopralluoghi nel cratere, si sta cercando di verificare la posizione esatta del crepaccio dove sono caduti i 3 componenti della famiglia Carrer. La messa in sicurezza dell'area e le indicazioni di pericolo presenti in zona. Si va completando anche la raccolta delle testimonianze, le prime furono acquisite dalla polizia sul luogo del disastro. Ora vengono ascoltate altre testimonianze a conoscenza delle modalità con cui si svolgeva l'attività all'interno del vulcano che, in maniera diretta o indiretta, possono fornire ulteriori indicazioni. La famiglia Carrer viene assistita da un legale di fiducia che ha già preso contatto con i magistrati e sta seguendo l'evolversi dell'inchiesta. L'inchiesta è stata affidata dal procuratore di Napoli Giovanni Melillo ai magistrati della sesta sezione specializzata in indagini su incidenti sul lavoro e colpa professionale, coordinata dal procuratore aggiunto Luca Antonio. Titolari del fascicolo aperto ieri per l'ipotesi di omicidio colposo plurimo, i sostituti Giuliano e Frasca. Gli inquirenti, che hanno acquisito documenti presso la struttura, intendono accertare l'eventuale violazione delle norme di sicurezza a tutela dei lavoratori e dei visitatori del sito e stanno verificando se vi fossero indicazioni sulle zone a rischio del sito. Il conferimento degli incarichi non è ancora avvenuto, in quanto si attende anche che il Tribunale per i minori del comune di residenza delle vittime nomini un tutore del bambino sopravvissuto al quale notificare l'avviso come persona offesa. La consegna della droga è effettuata all'interno del parcheggio di un ospedale a Napoli. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia Napoli Centro nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare. 2 sono finiti in carcere, una terza persona agli arresti domiciliari. I militari del nucleo operativo avevano assistito nel corso di un servizio di osservazione e pedinamento nel parcheggio dell'ospedale Lorito Mare all'accessione all'ingrosso di 2 involucri di marijuana. Uno degli arrestati aveva consegnato lo stupefacente ad una coppia di acquirenti, loro avrebbero poi organizzato lo spaccio al dettaglio dello stupefacente da cui avrebbero ricavato circa 600 dosi da immettere sul mercato. Dopo l'acquisto, gli acquirenti avevano notato la presenza dei carabinieri e si erano disfatti degli involucri lanciandoli dallo scooter, ma erano comunque già stati identificati, i 2 pacchi sono stati recuperati, l'esecuzione quindi dei provvedimenti di arresto. In manette a Pallinuro uno spacciatore colto in flagranza dai carabinieri della compagnia di Sapri, l'uomo 33 anni originario di Pisciotta, è stato sorpreso mentre stava cedendo 3 dosi di cocaina a un tossicodipendente al pusher. A seguito di una perquisizione personale domiciliare sono state sequestrate altre dosi di droga e anche denaro in contante provento dell'illecita attività. L'uomo era da tempo nel mirino dei carabinieri, la scorsa settimana era sfuggito ad un controllo nel corso di un servizio preventivo di controllo antidroga.
In una settimana, il guasto alla condotta fognaria che ha generato il pericoloso avvallamento in via Crispi sarà riparato. Questa mattina è iniziati i lavori da parte dei tecnici del comune, inibito il traffico veicolare dopo il Civico 90. Ma da stamane è stato ripristinato il camminamento pedonale. Una buona notizia per i cittadini, soprattutto gli anziani del quartiere, anche se qualche disagio ancora persiste. Il più evidente è il traffico nella zona di Chiaia, congestionato soprattutto sul corso Vittorio Emanuele. Praticamente siamo costretti a fare questo slalom in mezzo a tutti questi massi che hanno tolto, però intanto è l'unico modo per andare a piedi perché è tutto bloccato. Non basta il traffico, ma ci voleva anche la voragine. Siamo a posto. In una settimana dicono che riusciranno a riparare il danno. Ma perché lo hanno accertato che il danno è? Lo sa lei? Ormai sono già 2 giorni di disagi, perché la strada è scesa già da 3 giorni, hanno chiuso la strada e molti clienti che arrivavano dal lato di sotto via Crispi non sono potuti venire per colpa di questo disagio. Però dicono che in giro di settimana risolvono questo problema. Io vengo da fuori grotta, vado bene per arrivare fin qui, però se dobbiamo andare, ho mio figlio, devo fare un asporto all'altro lato di via Crispi, deve fare il giro per salire a via Pontano, attraversare il corso Vittorio Emanuele, scendere Parco Margherita, piazza Amedeo e risalire via Crispi. Io che prendo, diciamo che lavoro qui in questo palazzo e devo fare per forza tutto il giro e quindi automaticamente diventa un po' più complicato. Per i pedoni, ma anche per gli automobilisti che poveretti sono costretti a fare un giro enorme. Io abito qua, quindi i disagi sono molti. Urta uno scooter mentre stava guidando l'automobile in piazza Volturno, incrocio Corso Garibaldi a Napoli. Prova a prestare soccorso ma viene prima accerchiato dagli amici del ragazzo che era a bordo del motociclo e poi, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, viene accoltellato dallo stesso ragazzo. Vittima un extracomunitario, l'uomo era in auto insieme ad un'altra persona. Dopo l'incidente si è subito fermato, ma altrettanto immediatamente c'è stata la reazione del minorenne e dei suoi amici. L'extracomunitario è stato accoltellato alla gamba, soccorso in ospedale, è stato dimesso per lui una prognosi di 7 giorni. Tirocini retribuiti per gli studenti dell'Università Vanvitelli. E questo è il frutto del progetto New Pro, portato avanti insieme alla Regione Campania e alla Fondazione Emblema, e che vedrà gli studenti di 6 fra scuole e dipartimenti poter svolgere tirocini nell'ambito delle libere professioni, quali ingegnere, architetto, avvocato, notaio, ostetrico, commercialista, farmacista e fisico. Per coloro che sono iscritti agli ultimi 2 anni di corsi, un'età di massimo 26 anni, è una media ponderata di 26. Ascoltiamo l'assessore alla formazione e alle pari opportunità della Regione Campania, Chiara Marciani. Per la prima volta la Regione ha voluto investire un pezzo importante anche di risorse, perché si tratta di 17 milioni di euro a disposizione dei professionisti. E questo che oggi presentiamo è l'attuazione di un progetto anche innovativo nella sua realizzazione, perché parliamo di giovani che possono avvicinarsi al mondo delle professioni in un progetto che ci sembrava quasi un'alternanza università-lavoro. Aver coinvolto appunto un 1,5 milioni di risorse e ben 7 progetti dedicati alle università è un altro investimento importante, e quello che presentiamo oggi nello specifico con l'Università Vanvitelli vede coinvolti anche tanti ordini professionali, quindi un'opportunità importante per i nostri giovani. Intervenuto Giuseppe Paolisso, rettore dell'Università Vanvitelli. Prima si pensava un'università che dovesse pensare anche al territorio, oggi si chiama università imprenditoriale, e cioè un'università che deve pensare non al territorio ma a far crescere il territorio, e questa è una grande opportunità che noi diamo agli studenti. Ringraziamo l'azienda che ha questo partenariato con noi, è un'opportunità per gli studenti, i quali hanno la possibilità di capire meglio il mondo del lavoro, di introdursi meglio nel mondo del lavoro, ma in qualche modo di avere un legame che poi può diventare più stabile. È quello che noi stiamo cercando di fare in diversi ambiti della cultura, ed è sicuramente un'opportunità che noi vogliamo dare ed estendere a tutti gli studenti del territorio napoletano e casertano, perché questo è un modo di crescere ma anche poi di trovare uno sbocco lavorativo nel futuro. Ascoltiamo Tommaso Aiello,
direttore generale della Fondazione Emblema. In realtà siamo molto contenti che l'università abbia voluto dialogare con noi per puntare tantissimo sulla fase di orientamento, che crediamo sia l'attività più importante, perché garantiremo che i ragazzi che poi saranno inseriti nelle libere professioni e nelle strutture ospitanti abbiano fatto prima un percorso per cui siano effettivamente indirizzati e interessati alla libera professione e di conseguenza possa aumentare la possibilità di inserimento, di stabilizzazione professionale al termine degli studi. Siamo alla politica, salta il tavolo all'interno dei renziani sulla composizione della commissione di garanzia per il congresso e salta anche la direzione del Partito Democratico di Napoli, sciolta per mancanza del numero legale dopo pochi minuti. Il flop va in scena al primo intervento, quello del consigliere regionale Antonio Marciano, che chiede la verifica del numero legale, 27 presenti sui 105 membri, tutti a casa. Marciano aveva calcato la mano sui ritardi e le pecche del partito a Napoli e in provincia. C'è il tesseramento in atto, ma manca l'ufficio adesioni in 30 circoli, dice, tra cui centri importanti come Castellammare, Pomigliano, Grumo, Nevano, Pompei, Gragnano, e nelle piazze si fanno i gazebo in date che non corrispondono ai giorni indicati al Partito Democratico Provinciale. Marciano ha accusato i vertici della PD partenopeo di una superficialità e di un'arroganza non più sopportabili. C'era un problema tra i renziani, dice, e allora se ne poteva discutere, ma certamente quella di ieri è stata una brutta pagina. Sono molto contenta di incontrarmi con voi, che avete lavorato tanto e lavorate sempre per le parti, quindi sono molto grata a voi e a tutte le persone che sono venute. La professoressa Fiorenza Ceragioli, ricercatrice prima all'Università di Firenze e poi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è la vincitrice del Premio Nazionale Leopardiano La Ginestra 2017, che viene assegnato ogni anno a personalità della cultura, del teatro e dello spettacolo che si sono distinte nello studio e nella divulgazione dell'opera di Leopardi. La cerimonia di premiazione della professoressa, collaboratrice del Centro Nazionale di Studi Leopardiani in Recanati e membro del Comitato Scientifico, si è tenuta nella settecentesca Villa delle Ginestre a Torre del Greco, dove Leopardi soggiornò dal 1836 al 1837, componendo alcune liriche, tra le quali La Ginestra e Il tramonto della luna. La manifestazione, giunta alla 11ª edizione, vuole celebrare la figura di Giacomo Leopardi e i luoghi della Campania dove soggiornò il poeta di Recanati. Nelle ultime edizioni il riconoscimento è andato sempre a massimi studiosi come Aldo Masullo e nel 2011 anche al regista Mario Martone. La kermesse è organizzata dal Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani, in collaborazione con la Fondazione Ville Vesuviane e l'Università Federico II. Abbiamo ascoltato il rettore Gaetano Manfredi. Noi abbiamo bisogno di cultura, abbiamo bisogno di giovani, abbiamo bisogno di eccellenza e questa iniziativa va in questa direzione. Presente alla premiazione Fabio Corbatta, presidente del Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Questo è un percorso che oramai è partito da diversi anni, è partito da Leopardi per la verità, questa collaborazione, poi si è articolata nel corso degli anni in diversi momenti. Questo sicuramente è uno di quei momenti più importanti di questa collaborazione, perché nasce prima di tutti con la volontà di recuperare questo bene, perché questo bene fino a qualche anno fa era un bene abbandonato. E il naufragarne è dolce in questo mare. Niente scuola per mancanza di certificato o dell'autocertificazione per i vaccini. A Napoli, nella scuola dell'infanzia d'Aosta Scura, sono stati 36 bambini che ieri non erano presenti in classe. I genitori non avevano presentato l'autocertificazione, spiega Luisa Francese, direttore dell'ufficio scolastico regionale della Campania. I bambini non sono stati rimandati a casa, specifica il dirigente scolastico. Probabilmente i genitori hanno preferito prima sistemare le cose. 36 bambini assenti, già oggi 18 possono essere a scuola perché i genitori hanno provveduto. Gli istituti scolastici, precisa ancora la Francese, non sono tenuti a comunicare l'assenza di certificati all'ufficio scolastico regionale, ma alle ASL, che provvedono poi a contattare le famiglie. Al di là dei bambini della scuola d'Aosta Scura, assicura la Francese, non ci sono ad ora altre segnalazioni per le scuole della Campania. Torna con un esperimento coraggioso la festa di Piedigrotta nell'ambito della manifestazione Napoli Naviganti Eroi, Poeti e Santi della Città, organizzata con il patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania. La direzione artistica è stata affidata al giornalista Luigi Nicco. Chissà che gli sforzi di questi giovani non riescano a far riscoprire la gioia per una festa. Per la verità, i giorni non ci aiutano. I giorni della cronaca, però
però in fondo la vita è fatta di cose anche piacevoli. Una festa è un piacere, e poi la festa di Pietigrotta, che poi dobbiamo andare lontano nel tempo per trovarne il sapore pittoresco, gradevole, che ci faceva gioire da bambini. No, si può trovare anche a questa età, magari in una tazza di brodo di polpa, però quello è proibito a vendersi in mezzo alla strada. A presentare la serata Alessandro Incerto, a dirigere l'orchestra invece il maestro Franco Farina. Sul palco, allestito a Mergellina, si sono esibiti Monica Sarnelli, Antonello Rondi, Francesca Marini, Federico Salvatore, Pamela Paris, Ciro Capano e Massimo Masiello. Facendo la cantante sono felice che la Pietigrotta ritorni, ma ritorna veramente. O lo facciamo stasera e poi non lo facciamo più. Io mi preoccupo. Vabbè, intanto voglio essere positiva, ci voglio credere. Stasera evviva la festa di Pietigrotta. La nostra musica, la musica napoletana classica d'autore, è conosciuta in tutto il mondo, quindi per me è sempre un grande onore, un grande piacere tornare sul palco e cantare la canzone classica napoletana. Una iniziativa a mio avviso validissima, anche perché il ricordo del sottoscritto della Pietigrotta era quella con i carri, quindi perché non ritornare alle origini? Alla lontana sì, è un piccolo esperimento, però c'è la buona volontà di chi ha pensato a questa cosa, sperando che poi possa diventare veramente la vera festa di Pietigrotta, con un, diciamo, il posto è bello, però ha fatto poi a Via Caracciolo, a Rotonda Diaz, con posto che gli artisti napoletani meritano. Con il progetto Un Farmaco per Tutti, ancora una volta l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, insieme al Cardinale Crescenzo Sepe, Federpharma e all'azienda ospedaliera Santo Bono Pausilipon, mostra la sua sensibilità verso i cittadini in difficoltà, in sintonia con la funzione dei farmacisti che si occupano da sempre quotidianamente del bene primario dei cittadini e della loro salute. Questa iniziativa è un ulteriore segnale di attenzione verso il territorio, sottolinea Vincenzo Sant'Agata, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli, in particolare per quelle fasce sociali di cittadini che in questo momento soffrono e subiscono la cosiddetta povertà sanitaria. Con la mozione proposta da Forza Italia e dall'onorevole Mara Carfagna, si è impegnato il governo, tra le altre cose, a verificare se un modello di raccolta e distribuzione farmaceutica su base volontaristica e per fini sociali, come l'iniziativa Un Farmaco per Tutti, che da 2 anni è attiva a Napoli provincia, sia replicabile celermente in tutta Italia. A Napoli focus sulle malattie infiammatorie croniche intestinali, con una giornata dedicata a test gratuiti, informazione e prevenzione. L'appuntamento è andato in scena a Piazza San Domenico Maggiore. L'AIGO, l'Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri, con l'Associazione Amici, Associazione Nazionale delle Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino e il contributo della ASL Napoli 1 Centro, hanno messo su una giornata informativa rivolta soprattutto alla cittadinanza su diagnosi precoci e cure. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il professor Ernesto Clar. Le malattie dell'apparato digerente rappresentano da anni in Italia la seconda causa di ricovero e il tasso di ospedalizzazione per malattie dell'apparato digerente in Campania è il più alto d'Italia. Questa iniziativa serve a far emergere il bisogno di salute specialistico nella nostra regione, partecipare al riassetto organizzativo della gastroenterologia e in ultima analisi ridurre il fenomeno della migrazione sanitaria. L'obiettivo è quello di diffondere la conoscenza, fare prevenzione, indicare i percorsi diagnostico-terapeutici disponibili sul territorio, evitare le complicanze legate alla malattia avanzata e quindi ottimizzare le risorse. Abbiamo un numero elevato di pazienti anche in Campania. In Italia ci sono circa 250.000 pazienti affetti da queste patologie, quindi noi abbiamo una fetta importante, quindi su 60 milioni di abitanti che c'è l'Italia. In Campania solo la Napoli e provincia sono 1.600.000, quindi ne abbiamo tantissime, è diventato un problema. Ci siamo resi conto con questo evento che le persone hanno un grosso bisogno di assistenza gastroenterologica, cioè proprio la necessità, e spesso le persone sono confuse, non hanno ben chiari i percorsi che devono seguire. AIGO con questa iniziativa si propone proprio di spiegare alla gente i percorsi, ma soprattutto di essere vicino alla popolazione e al bisogno di gastroenterologia. Bene, noi ci salutiamo così, grazie per essere stati con noi e arrivederci come sempre alle prossime edizioni.